trattativa governo ArcelorMittal. È evidente, c'è poco da fare da dire, che il governo sembra quasi, come dire, genuflesso davanti ad ArcelorMittal. Scudo penale, 2500 esuberi, ora si parla anche di rallentamento dell'azione giudiziaria. E a questo punto che risposte lei da tarantino si sente di dare a Taranto? Lei e il suo movimento parlaste prima di chiusura delle fonti, prima di chiusura dell'Ilva, poi chiusura progressiva delle fonti inquinanti, ora invece si è in ginocchio davanti ad ArcelorMittal e si dice accettiamo tutte le tue condizioni purché tu non te ne vai. Allora, diciamo che in parte non sono d'accordo con la sua prospettiva, noi chiaramente non siamo in ginocchio alla multinazionale, abbiamo mostrato anche noi i nostri muscoli, perché nel momento in cui Mittal ha il 4 novembre ha mandato quella comunicazione di recesso dal contratto, il governo ha mostrato i suoi muscoli e l'ha mostrato non solo sul piano giuridico ma anche nella trattativa. Mi perdoni però, mostrare i muscoli e poi dire ok allo scudo penale, ok agli esuberi, ok al rallentamento dell'azione giudiziaria, ok ai lavori relativi ad AFO qua, ad AFO 2 che slitterebbero di un anno, e a questo punto significa, come dire, far sì che ArcelorMittal tenersi buono ArcelorMittal. Allora, il problema è che innanzitutto non ci sono stati questi ok. Ci saranno a brevissimo. Il tempo è galantuomo. No, non lo sappiamo. Se... Vabbè, non... Siamo lì per lì, non è inutile nasconderci. Diciamo che di fronte ad una questione giuridica non solo civilistica, ma ahimè c'è anche una questione penale che va al di là di una possibile trattativa. Siamo in una fase di una trattativa, quindi ok non ce ne sono stati, c'è stato semplicemente un'apertura di una trattativa, però questa trattativa innanzitutto deve essere uno sostenuta ed avallata da un piano industriale che sia sostenibile. Noi adesso siamo vigili innanzitutto nel comprendere se ci sono le condizioni di una sostenibilità soprattutto economica, affiancata però non solo a una sostenibilità economica appunto e basta, ma noi abbiamo richiesto a Mittal uno sforzo laddove è possibile legato a ad una nuova, ad un nuovo modello di produzione che sia innanzitutto proiettato, ma non proiettato in una prospettiva a medio e lungo termine, ma proiettato nell'immediatezza nel cambiare il modello produttivo.